Primo. Secondo, si creano dei fondi per i giovani giornalisti under 35, per fare loro delle esperienze, delle start-up, che possono fondare loro dei giornali, quindi è per il pluralismo dell'informazione. Spostare i soldi dai grandi editori ai piccoli editori, fare in modo che i giovani possano veramente fare informazione sana e libera. E questo lo dico nel mio interesse, perché ragazzi, appunto io qui un'altra legislatura, farò questa legislatura e spererei se ne faccio un'altra. Io ho 30 anni, perché sapevo che durerà 5 anni, perché Lorenzo durerà 5 anni questa legislatura. E io devo trovare un lavoro, dico, quindi mi devo preoccupare veramente, cioè dobbiamo sistemare il paese in maniera egoistica, dico che dobbiamo sistemare quest'Italia perché io non me ne voglio andare, non ce ne dobbiamo andare nessuno di noi. E poi vi dico un'altra proposta di legge che invece deve essere caricata sull'ex in settimana, mi auguro, purtroppo tutti gli avvenimenti, questi qui fanno ritardare questa cosa, perché mi dispiace tantissimo, che è sulla rimodulazione sul numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea universitari. È molto importante questo, perché in questo momento io sono laureato in chimica, ho fatto, prima di entrare, ho fatto pure qualche lezioncina privata in un corso di formazione per chi vuole entrare in medicina. E insegnavo chimica, una chimica così difficile che a scuola non si impara. Cioè dovevo insegnare qualcosa a chi si poteva permettere il corso, che pagava almeno 5.000 euro, a me ne ho 10 euro l'oro ovviamente, però costava 5.000 euro il corso, se non di più, per imparare nozioni di chimica difficilissime. Ora, con questa proposta di legge, quello che facciamo noi è utilizzare il metodo francese, che consiste nello spostare il test alla fine del primo anno universitario. Quindi il primo anno universitario è aperto a tutti. Chiaramente sarà difficile, non prendiamoci in giro, per le università che si dovranno un attimo adeguare. Il primo anno è aperto a tutti, si superano tutte le materie del primo anno che stanno in comune tra medicina, odontoiatria, veterinaria, tutte le parti, tutte quelle sanitarie, diciamo, in un certo senso. E dopodiché alla fine del primo anno si fa il test sulle materie che uno ha studiato, non su quello che dovresti aver imparato a scuola e che non impari. Questa è la differenza, è meritocratico. E dopodiché un altro problema è che in questo momento escono dei laureati in medicina che non si possono specializzare, perché non ci sono le borse di studio per la specializzazione. Quindi creiamo tantissimi medici che però si specializzano e restano disoccupati. Dice, il problema è il medico disoccupato. No, il problema è il paziente che non si può curare. E quello è il problema. Quindi bisogna garantire un numero di borse pari al numero di laureati nell'anno stesso. Non ci devono essere queste variabili, che ci sono 100 laureati e 50 borse di studio. Non si può, perché il sistema sanitario nazionale è sotto organico. Quindi, cosa? Dobbiamo togliere i baroni. Lì non è facile, lì ne possiamo parlare anzi a 100 consigli, perché noi non siamo qui soltanto a sciorinarvi notizie, bisogna anche di aiuto. Cioè appunto non è che posso avere tutte le idee. Vuoi venire un attimo? Da quello che so io, il problema di medicina è che il professore, una volta che il ragazzo si è laureato nella triennale, quando deve andarsi a specializzare, o c'ha la borsa di studio assegnata per amicizia col professore, oppure meritocraticamente non avrà mai il posto. Cioè, per esempio, pediatria c'ha due posti l'anno, ora è cambiata? Ok. Ora è cambiata e non per merito nostro, dico, andiamo a Cesare quel che è di Cesare, no? È stato fatto il decreto per fare una graduatoria nazionale. Adesso c'è la graduatoria nazionale, quindi non è più a chi lecca più il culo, professore. Diciamo, è più adesso, si fa la graduatoria nazionale, gli utenti fanno il test e poi il più bravo dovrebbe entrare. C'è solo un problema che ancora non si sa, questo qui vabbè, è una cosa un po' tecnica, però se ci sono il numero delle pubblicazioni, in quel caso è chiaro che il barone fa mettere la firma allo specializzando, non sappiamo qualcosa, fa mettere la firma allo specializzando e va bene, anestesista, insomma, per poi. Poi c'è anche l'attenenza tesi, ovvero se io voglio fare cardiologia, ho fatto la tesi in cardiologia, forse ho più punti, si deve vedere, ancora non si sa, mi auguro di no sinceramente, perché...